possano essere mantenuti sportelli per lo svolgimento di specifici servizi. Segnalo comunque che i temi riguardanti il personale saranno oggetto di discussione con le organizzazioni sindacali nell'ambito delle procedure di consultazione avviate proprio in questi giorni. Ricordo infine che la procedura di approvazione dello schema del provvedimento in questione prevede l'acquisizione del parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, che potranno quindi fornire il loro prezioso contributo di analisi e di proposte emendative al testo, segnalando la nostra massima attenzione nel riesaminare le questioni che eventualmente fossero poste. Grazie. Grazie a lei. L'onorevole Zaratti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Grazie signor Presidente, signor Vice Ministro. No, non siamo soddisfatti della risposta perché la risposta è incentrata su affermazioni, mi scuserà il Vice Ministro, ma prive di qualunque fondamento. Cioè si dice che la nuova organizzazione consentirà comunque l'espletamento dei servizi necessari, si dice che non ci saranno disagi, si dice che tutto funzionerà a meraviglia. Ora, che questo possa avvenire può darsi pure che sia nelle possibilità, ma certamente ci saremmo aspettati una risposta più documentata e con maggiori dati oggettivi. Queste sono speranze che gli estensori del provvedimento evidentemente cercano di comunicare. Così non è, perché le lacune sono evidenti e d'altro canto, se si pensa che, come ci è stato detto, per un anno saranno tenuti aperti sportelli per specifici servizi, quindi si cerca di mantenere, diciamo, una certa transizione tra un modello e l'altro, è evidente che questa necessità di transizione si basa sul fatto che effettivamente i disagi saranno presenti per i cittadini. Oltretutto, io penso che sia da sottolineare che è sbagliata proprio la logica del provvedimento, che non tiene conto delle necessità attuali del Paese. Di che cosa ha bisogno il Paese? Di maggiore legalità, di maggior controllo del territorio, di maggiore protezione civile. Ha bisogno di tutte queste questioni che sono fondamentali per la crescita del Paese. Ora, è del tutto evidente che per centrare questi obiettivi non ci si può basare sulla spending review, cioè non si può dire è necessario che noi risparmiamo una X percentuale sulle spese del Ministero degli Interni per quanto riguarda le strutture periferiche, quindi tagliamo 23 prefetture, 23 comandi, cerchiamo di farlo alla meno peggio in modo tale che non ci siano troppi danni. Sarebbe necessario il contrario, egregio signor Vicepresidente, Vice Ministro. Sarebbe necessario maggiori investimenti. Ma voi pensate davvero che si possa combattere i poteri criminali, si possa combattere la mafia con il fatto che riduciamo le prefetture, riduciamo le questure, che diciamo, i corpi di polizia non hanno neanche più i soldi per pagarsi la benzina? Ma ci rendiamo conto che la mafia non è più quella di una volta, quelli con la coppola e con la doppietta sulle spalle, ma sono poteri forti, poteri diciamo, organizzati dal punto di vista anche tecnologico, dal punto di vista finanziario, è che per contrastare tali fenomeni servono risorse, servono più strutture, serve più controllo del territorio. È dire una cosa strana dire che purtroppo per i cambiamenti climatici, eventi calamitosi sono sempre più frequenti nel nostro territorio e addirittura zone che non sono mai state interessate da eventi di questo tipo sono state colpite e purtroppo saranno colpite nel prossimo periodo. E quindi è necessaria una maggiore rete di protezione del nostro territorio. È necessaria una maggiore capacità dello Stato di intervenire e credo che il sistema migliore sia quello forse legato al Corpo dei Vigili del Fuoco, che diciamo, ha dato ampie garanzie di professionalità, di intervento, limitatamente anche in questo caso ai mezzi a disposizione. Oppure voi pensate che tutta questa partita della protezione civile la possiamo lasciare bellamente nelle mani dell'Associazione dei Volontari, i quali sono encomiabili, straordinari.
ma forse c'è necessità di un intervento certo da parte dello Stato. E voi pensate di poterlo fare riducendo ancora di più le scarse risorse che ci sono sul territorio? Pensate che è sufficiente appellarsi alla spending review per giustificare tutto? Io penso che un governo serio dovrebbe, anche nella limitatezza delle risorse, dovrebbe scegliere dove investire. E bisogna investire nella legalità, nella difesa della legalità. Bisogna investire nella sicurezza del territorio. Bisogna investire nel dare maggiori servizi ai cittadini. Ma voi pensate che un cittadino di Viterbo, no, di Rieti, deve andare a Viterbo per qualunque necessità abbia in relazione, diciamo, agli sportelli e ai servizi che devono rendere le prefetture ai cittadini? Io penso che francamente state piano piano trasformando questo paese non in un paese più moderno, come spesso ci viene detto dalla televisione, dalle pagine del giornale e qualche volta, non troppo spesso in verità, dai banchi del governo di quest'Aula. Non in un paese in grado di competere, non in un paese che crea il presupposto per una crescita positiva del paese, ma in verità proprio il contrario. State trasformando piano piano questo paese in un paese che è in declino. Un paese che ha sempre minore capacità di reazione, un paese che non ha capacità di investimento in quei settori fondamentali che possono assicurare riqualificazione del territorio, riqualificazione del lavoro e rilancio di una crescita positiva della nostra economia. Per questo sono insoddisfatto della risposta che ci ha dato il Vice Ministro, il quale peraltro lo ringrazio per la competenza e per la puntualità sempre dimostrata. Ma siamo insoddisfatti e pensiamo che per l'ennesima volta non soltanto si sta perdendo un'occasione, quella di una riforma che in qualche modo avvicini le istituzioni ai cittadini e che le renda più funzionali a quelle che sono le necessità dei territori. Appunto, non solo si sta perdendo un'occasione, ma addirittura stiamo peggiorando un quadro che è già complicato. Stiamo riducendo risorse a un settore che ha già risorse limitate. Non diamo la possibilità ai nostri bravi operatori che lavorano nelle prefetture, nelle questure, nei comandi dei vigili del fuoco di dare le risposte necessarie ai cittadini e di avere i necessari mezzi per contrastare il malaffare, per contrastare i rischi del territorio, per contrastare appunto le illegalità diffuse nel territorio. Io spero che ci possa essere un ripensamento, comunque nell'ambito della discussione nelle commissioni parlamentari noi avremo modo di rafforzare questa nostra posizione con la speranza che i provvedimenti possano essere migliorati. Grazie. Grazie a lei, onorevole Zaratti. Onorevole Bordo, le chiedo scusa, non sono riuscito a avvisarla prima. Se per lei non è un problema passeremo alla sua. Bene. Passiamo all'interrogazione numero 319 dell'onorevole Bordo, Franco Bordo, concernente elementi ed iniziative di competenza in merito all'attività di Casa Pound nella città di Cremona. Il Vice Ministro dell'Interno Filippo Bubbico ha facoltà di rispondere. Sì, grazie signor Presidente. Con l'interrogazione all'ordine del giorno, l'onorevole Bordo richiama l'attenzione sulla manifestazione di avvio del tesseramento 2015 organizzata da Casa Pound Cremona presso la propria sede il 21 febbraio scorso. Manifestazione che ha costituito la ripresa ufficiale dell'attività della sede dopo gli scontri tra aderenti a Casa Pound e al centro sociale Dordoni avvenuto il 18 gennaio con il ferimento in maniera grave di un esponente dell'antagonismo locale. In relazione a tali episodi viene chiesto al Ministero dell'Interno di valutare la sussistenza dei presupposti per la chiusura della sede cremonese di Casa Pound